Periodo estivo, periodo d'oro anche per il turismo e quindi per l'aeroporto di Comiso che tramite comunicato diffuso dalla SAC conferma numeri in crescita del periodo tra giugno e settembre. Secondo la SAC, dunque, in questo quadrimestre 2022 si è registrato un aumento dei passeggeri di entrambi gli scali di Catania e Comiso, non solo rispetto al 2021, ma soprattutto in relazione al 2019, anno pre-pandemia. Entrando nel dettaglio, Etneo, nel periodo giugno-settembre 2022, ha registrato 4 milioni e mezzo circa di transiti contro i 4.335 del 2019 più 1,94%. Nello stesso periodo lo scalo ragusano ha visto transitare 167.000 passeggeri contro i 126.000 del 2019 più 32,63%. Nel dettaglio, per quanto riguarda Catania, giugno si è chiuso con un meno 0,31%, luglio più 2%, agosto sempre in crescita di 1,7 punti percentuale, mentre il mese di settembre con un aumento di passeggeri di quasi il 4%. Settembre, mese proficuo anche per il Pio La Torre di Comiso, dove si è registrato il maggior numero di passeggeri, più 41% rispetto al 2019. Tuttavia, anche i mesi precedenti hanno registrato aumenti considerevoli, con giugno al più 36,4%, luglio al più 40,6% e agosto al più 15,6%. Secondo quelli che sono i dati ufficiali della società di gestione, abbiamo avuto la migliore estate, il migliore inizio d'autunno, quindi settembre, primi di ottobre, sicuramente dall'inizio e dall'apertura di questo aeroporto. Vero è che dobbiamo e si deve ancora lavorare nel senso di riprendere i bandi della continuità territoriale, quindi garantire quotidianamente collegamenti, possibilmente con i due snodi fondamentali italiani, Roma e Milano, e quindi aprire anche l'aeroporto a vettori diversi rispetto ad uno quasi monocratico che poi decide, tagliando dei voli, di lasciare un aeroporto come Comiso a metà. Il fatto di avere costituito ormai una società unica con l'aeroporto di Catania ci conforta da questo punto di vista, perché chiaramente la rete di relazioni, di contatti quotidiani e di contratti che la SAC riesce a stipulare sono di gran lunga superiori e non paragonabili con quelli che un aeroporto di piccole dimensioni come Comiso riusciva da solo ad avere. Terminata la stagione estiva, bisognerà adesso vedere però che cosa accadrà nei mesi futuri e che si preannunciano già meno rosei. Per questo mese di ottobre i voli Milano-Malpensa-Comiso e viceversa sono stati ridotti a 5, mentre nell'ultima settimana diventeranno 4, dulcis in fundo solo 2 dalla prima settimana di novembre. Difficoltà anche per chi si dovrà spostare per Bergamo, in questo caso i voli passeranno da 3 a 2.